Benvenuti a questa quarta edizione di Ferrara Monumenti Aperti, la 24esima edizione a livello nazionale, che anche quest'anno a Ferrara è organizzata dall'Associazione Culturale Ferrara Off in collaborazione con Fondazione Ferrara Arte e Comune di Ferrara e coordinata a livello nazionale dall'Associazione Cagliaritana Imago Mundi Onlus. Anche quest'anno hanno aderito molte classi del territorio comunale di Ferrara, 21 per la precisione, appartenenti a 11 scuole diverse di 6 istituti comprensivi differenti, per un totale di circa 500 studenti e circa 50 tra insegnanti e collaboratori. Quindi grandi numeri nonostante l'edizione speciale che in qualche modo ci hanno portato quest'anno a riconsiderare il lavoro inizialmente pensato. Inizialmente a febbraio ci eravamo illusi di poter fare un'edizione normale, che a ottobre 2020 tutto sarebbe rientrato nei ranghi. In realtà ben presto abbiamo dovuto fare i conti con una realtà estremamente difficoltosa, che però ci ha dato anche delle grandi opportunità. Le porte dei monumenti si sono fisicamente chiuse, ma si sono aperte moltissime altre porte. E la protagonista di Monumenti Aperti 2020 Ferrara è diventata la storia della nostra città, suddivisa in 15 periodi che vanno addirittura dall'era glaciale, quindi dalla formazione della pianura padana, fino al presente. Ragazzi e ragazze e i loro insegnanti hanno aderito con entusiasmo a questa nuova modalità di lavoro. E raccontando non solo la storia, quindi il passato, ma anche il futuro, le loro speranze e i loro auspici per il ritorno a una nuova normalità. I video che vedrete non hanno la pretesa di offrire un affresco storiografico della città di Ferrara, quanto piuttosto di documentare l'intero percorso che hanno svolto i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze e i loro insegnanti a partire dal tema della storia di Ferrara. Quindi i video possono anche avere una qualità a tratti amatoriale. Tutti i protagonisti dei video sono spesso con la mascherina, magari l'audio non sarà ottimo, ma in ogni caso sarà l'occasione per chi assisterà ai video di riflettere sulla storia in un modo diverso attraverso lo sguardo personale delle nuove generazioni. All'inizio immaginavamo di poter entrare in ciascuna classe con una troupe di operatori che potesse effettuare le riprese video e poi il montaggio, ma l'emergenza sanitaria ci ha permesso di entrare solamente in 6 delle 21 classi e in questo modo sono stati gli insegnanti, dove non siamo riusciti ad entrare direttamente noi, con l'entusiasmo e l'aiuto dei bambini ad arrivare in fondo alla realizzazione di queste piccole produzioni che vedrete. Molti hanno lavorato obbligatoriamente con la mascherina e in alcuni casi dove lo spazio lo permetteva, seguendo tutte le normative del caso, alcune classi hanno potuto lavorare anche senza mascherina. Vedrete quindi 21 video in queste 2 giornate, 15 dei quali racconteranno la storia di Ferrara e altri 6 intervalleranno la narrazione della storia di Ferrara attraverso il racconto dell'evoluzione della storia dell'arte dalla preistoria ad oggi. Buongiorno, io sono Irene Cozza, sono l'insegnante della quinta C della scuola primaria Villa Gioina. A noi è toccato l'onore quest'anno di aprire la quarta rassegna di Monumenti Aperti di Ferrara. E diciamo che il nostro periodo è stato un periodo piuttosto lungo perché va dalla preistoria fino alla decadenza di Spina. Non è stato semplice riassumerlo in 15 minuti, però in classe abbiamo fatto un lavoro capillare di ricerca sia dal punto di vista antropologico, sia dal punto di vista, diciamo, anche delle fotografie perché accompagneranno questo percorso per aiutarci a comprendere meglio appunto lo spettacolino che abbiamo realizzato. Abbiamo così potuto contare anche su molto materiale che avevamo raccolto negli anni precedenti e abbiamo fatto dei piccoli focus appunto sui periodi che ci sembravano così più importanti.
Adesso passo la parola alla mia collega Rita, che mi ha aiutato tantissimo nella realizzazione di questo lavoro. Buongiorno a tutti, io sono Rita e nella nostra scuola abbiamo la fortuna di poter contare su un ampio teatro nel quale abbiamo avuto la possibilità di abbassare le mascherine quando possibile per fare le scene. Dobbiamo ringraziare sicuramente le colleghe della nostra classe, ma anche le colleghe dell'altra quinta, che sono state preziosissime per tutto quello che riguarda l'aiuto con i costumi, l'allestimento delle scene, e quindi speriamo vi piaccia il tutto. Non ci resta che augurarvi una buona visione. Buona visione. Ciao, mi chiamo Kadira e vengo dal lontano oriente. Adesso abito a Ferrara e frequento la quinta C di Villaggioina. Come molti miei compagni, sono una cittadina del mondo. Siamo curiosi di scoprire la storia della nostra nuova terra. Se anche voi siete curiosi, ascoltate quello che abbiamo scoperto. Tanti tanti anni fa, la pianura padana ancora non esisteva, era un grande golfo nell'Adriatico. Ci sono voluti molti anni prima che i detriti e la sabbia portati dai fiumi, quindi anche dal Po, formassero isolotti e dune. Si alternarono periodi molto freddi, le ghiacciazioni ad altri più umidi, tra i 50.000 e i 12.000 anni fa. Nella provincia alta di Ferrara, vicino a Bondeno, si svilupparono ampie foreste. Nelle steppe e nelle taighe vivevano grandi animali, il megacero, un cervo dai palchi giganteschi, il rinoceronte lanoso, il mammut, il bisonte, ma anche l'orso e più tardi lupi, castori, cinghiali, caprioli e lontre. Alla foce iniziavano a prendere forma i rami del delta del Po e alcuni isolotti formatisi con i sedimenti portati dal fiume. Non era facile vivere in mezzo alle paludi umide e malsane, ma le foreste fornivano molto legname per costruire le abitazioni. I corsi d'acqua erano importanti vie di comunicazione per gli scambi tra i piccoli villaggi. Intorno al IV millennio a.C. e fino al XIII secolo a.C., gli uomini decisero di sfruttare l'opportunità che il territorio offriva. Siamo sempre nell'Alto Ferrarese, sulle sponde del Po, che forniva acqua per il villaggio, per l'agricoltura e l'allevamento. Salve. Salve. Una mucca, per fare formaggio per l'inverno. Scusate, non ho trovato secchio di bronzo. Io sto forgiando collini e grattugie, così se ti servono possiamo fare cambio con un po' del tuo formaggio. Io macino il farro e il miglio per fare la poletta. Ah, è proprio una terra amara da coltivare. Spesso i nostri campi e villaggi vengono allagati. Ah, scusate, mi sono dimenticato di dirvi questa cosa. Improvvisamente i villaggi della Terramala sono scomparsi. Cosa sarà successo? Ci sarà stata un'alluvione che ha sommerso il villaggio? O forse un'epidemia che ha ucciso tutti quanti? È possibile, non esistevano mica gli antibiotici a loro. Ma scusate, e più a est, vicino al mare, chi ci abitava? Io lo so, già 2500 anni prima di Cristo, la zona intorno alla foce del fiume Po era abitata da alcune popolazioni, come gli antichi Veneti. Il corso del Po non era come quello di oggi, scorreva più a sud delle valli di Comacchio. Ho sentito dire che il mare arrivava fino all'odierna Massenzatica, dove oggi ci sono quelli che chiamano i monti, che sono dune fossili. Allora erano dossi emergenti dalle acque che delineavano il confine naturale tra mare e fiume. Organizziamo questo bellissimo simposio. Arrivano anche quei due
quei giovani, perché non invitiamo anche loro? Sì, invitiamo quel postacchione. Invitiamo anche quel tipo intellettuale. Ciao, io sono un abitante di Spina e mi chiamo Petris. Vengo dal VI secolo a.C. e abito sull'isolotto di Valle Pega. I miei antenati erano etruschi e venivano dall'antica Felsina, che voi oggi chiamate Bologna. Io sono un campione delle gare con le quadrighe e ho vinto le gare panatenaiche. In premio ho ricevuto l'anfora che contiene l'olio sacro ad Atena, l'olio d'oliva. Quando morirò, seppellitemi con tutti i miei premi. Se, io sono un vero spinete, vengo dall'antica Grecia e mi chiamo Alexander, anche se voi mi chiamate Alexander. Abito su un dosso di Valle Trebba. I miei avi mi hanno tramandato molti miti su come giunsero su queste terre. Su via, adesso non litigate, avete ragione entrambi. Mi chiamo Turanne. Mia nonna, che abitava qui ed era etrusca di Felsina, sposò mio nonno che veniva ad Atene per prendere il grano dopo un lungo viaggio in mare. Portava in cambio tanti bellissimi vasi di ceramica. Lui mi chiamava Afrodite nella sua lingua, perché sono bella come una dea. Mi chiamo Tania, io conosco la leggenda di Argonauti, partiti da Argo alla ricerca del vello d'oro. Narra di due componenti della spedizione che sarebbero rimasti alle foci del Po e insieme agli indigeni avrebbero fondato la città di Spina. Io sono Velia, anche Fetonte, figlio del dio Elios o Apollo, che dir si voglia, cadde con il carro del sole alle foci del Po. Di allora le ridano. Avventato come i giovani di oggi, correva con il carro del padre e non sapeva guidare. Noi abbiamo imparato dai greci a decorare le ceramiche e dagli etruschi a lavorare il bronzo e abbiamo anche imparato a preparare una specie dell'odierno vin brûlé che si prepara durante i banchetti. Ma allora, se ho capito bene, noi discendiamo da tutti questi popoli? Aiuto, aiuto, i nostri raccolti! Al fuoco, le capanne bruciano! Scappiamo, arrivano i galli! Verso il 320 Cristo sposta i suoi commerci verso l'interno della penisola perché i greci non si rivolgevano più agli etruschi per gli scambi. Il Po in seguito subì delle modifiche circa 100 anni prima di Cristo e pare che Spina sia concisa con l'attuale città di Comacchio. Molti galli si stabilirono nelle nostre valli, addirittura tre tribù diverse. La fiorente città di Spina era ormai ridotta a un semplice villaggio. Qualcuno di voi ha mai tessuto con un abitante di una terra amara? Oppure ha mai visto abili ceramografi ateniesi al lavoro? O ancora, ha mai visto creare una collana d'ambra dalle sapienti mani di orafi etruschi? Noi sì! E con questo breve filmato vorremmo farvi salire sulla nostra macchina del tempo. È una macchina inclusiva, dove vogliamo accogliere tutti e ciascuno di voi. E che parla diversi linguaggi, orale, scritto e iconico. Augurandoci di avervi ingolositi, vi invitiamo a visitare il nostro museo archeologico, dove troverete anche testi in comunicazione aumentativa alternativa,
Non ci resta che dare inizio a questa avventura e augurarvi buon viaggio. Buonasera cari telespettatori. Questa trasmissione vi porterà un po' a spasso nel tempo. Adesso andremo in una terra amara a Pilastri di Bondeno. Le terre amare sono villaggi che risalgono all'età del Neolitico, ossia 10.000 anni fa. In questo periodo noi uomini e donne abbiamo abbandonato definitivamente la vita nomade per diventare stanziali. Abbiamo incominciato a costruire i primi villaggi sulle rive dei corsi d'acqua. Abitavamo nelle palafitte e le caverne per noi erano luoghi sacri. In essi possiamo ammirare queste splendide pitture rupestri. Le pitture più famose in questo periodo si trovano in Val Camonica. Neolitico significa età della pietra levigata, perché la lavorazione della pietra è diventata molto accurata. Nei reperti rinvenuti nei nostri villaggi vi possono trovare punte di frecce e ascio per il disboscamento, ma anche coltelli, rasoi, pettini, aghi per cucire pelli e tessuti. Vengono costruiti anche i telai, attrezzi per la filatura, e da questo momento cominciamo anche a produrre abiti e tessuti. Amavamo molto dipingere lo stile astratto, tipico del Neolitico, si ammira sia nelle pitture rupestri sia nelle decorazioni della ceramica. Vi si trovano infatti diverse figure geometriche o segni, in cui il significato gli archeologi di futuro si interrogheranno a lungo. Uno dei simboli più caratteristici e più diffusi del Neolitico era la figura spirale, rappresentata sia nelle pitture rupestri che nelle ceramiche. La spirale, linea curva che ritorna sempre verso la sua origine, rappresenta i cicli di vita. È riconosciuta da noi uomini e donne del Neolitico. Il Neolitico si conclude qua, a circa 3.500 anni fa, ma adesso allacciate ancora le cinture, perché stiamo per fare un altro salto nel tempo di circa 3.000 anni fa. Buonasera cari spettatori, come potete vedere siamo a Spina. Potete ammirare l'attività di questi zelanti artigiani che producono monili in ambra e in pasta vitrea. Sono così accurati che nel XX secolo lo stilista Missoni metterà le loro opere al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Ci spostiamo in questo gruppo di artigiani che parlano affabilmente. Io sto realizzando questo bracciale in ambra. Come lo sente Nati del Neolitico, io adoro questo materiale e il suo colore intenso. All'interno si celano piccole foglie o insetti. Guardateli un po', sembra rivaggiare nel tempo. Sto realizzando una collana. La potrà indossare una donna molto ricca, aggiungendola così al suo corredo funebre. Perché nella nostra società il defunto viene sepolto con tutto ciò che nella sua vita gli è stato caro e utile. Io sto realizzando un balsamario in pasta vitrea. Vi piace? Contiene unguenti e balsami profumati per il corpo. Sapete, non sono soltanto le donne ad utilizzare nella cura quotidiana del corpo, ma anche gli uomini si dedicano a questa pratica. Nella nostra società siamo soliti a cospargere di oli profumati i defunti prima di seppellirli. Io invece sto producendo un paio di orecchini e una fibula in oro. Le fibule servono non solo per chiudere le tuniche di uomini, donne e bambini, ma anche per chiudere i sudari dei defunti. Questo è un orecchino e questa è la fibula in oro. Mi ricorda tanto Fetonte.
I greci, i nostri vicini di casa, con cui siamo soliti intrecciare scambi commerciali, ci raccontano che Fetonte, figlio di Elio, rubò al padre il carro con cui ogni mattina era solito accompagnare il sole in cielo. Il povero ragazzo però, poiché era inesperto, cadde dal carro. E sapete cosa accadde? No! Cosa accadde? Il povero ragazzo precipitò nel fiume Eridano, dove che i nostri discendenti chiameranno Po, dove purtroppo morì. Le sue sorelle, Eliadi, lo piansero per giorni. Allora Zeus, per alleviare il loro fiucio, le trasformò in pioppi e le loro lacrime si tramutarono in ambra. Che storia affascinante che hai raccontato, Eleni! Ed ora eccoci nella casa di questo ricco signore di Spina. Ci mostrerà la sua pregiatissima collezione di piatti. Questi sono i miei piatti da pesce attici, li ho commissionati ai maggiori ceramisti ateniesi. In essa è racchiusa la testimonianza della tavola ittica etrusca di 2500 anni fa. Per noi etruschi il pesce era un piatto molto pregiato. Veniva acquistato al mercato e il suo prezzo faceva sì che lo acquistassero solo i ricchi. Ci piaceva cuocerlo bollito, fritto allo spiedo e lo guarnivamo con le spezie. Ammirate queste meraviglie, potete scorgere sogliole, orate, rane pescatrici, scorpani, cefali, calamari, ossia il pesce che siamo soliti consumare sulle nostre tavole. La pesca era un'attività importantissima per la nostra società. Lo testimoniano i ami, lo scandaglio e i pesi da rete rinvenuti nell'abitato e i piatti che fin qui vi abbiamo descritto rinvenuti nelle tombe. Io volevo dirvi invece una curiosità. Sui nostri piatti l'unico soggetto che manca è l'anguilla, anche se era una grande protagonista delle nostre tavole, proprio per il fatto che le valli in cui vivevamo ne erano ricolme. Anche i greci, come testimoni e gli scritti, impazzivano per le sue carni e nulla esclude che le acquistassero nei nostri mercati! La peculiarità che caratterizza i nostri piatti è la cavità posta al centro. In essa eravamo soliti mettere salse e condimenti che avrebbero insaporito il pesce posato sulla tesa. Ed ora ecco i nostri abitanti di Cina, vi illustreranno le pregiate ceramiche a figure rosse provenienti da Atene. Tutti i vasi presenti nei corredi funebri che verranno ritrovati tra 2500 anni dagli archeologi nelle sepolture della necropoli sita, in quelle che in futuro saranno le valli di Comacchio,
provenivano dalla Grecia e appartenevano a celeberrimi ceramografi, come il pittore di Atena e il pittore di Pentesilea. In questo cratere a calice dipinto dal pittore di Peleo è raffigurata la scena delle nozze tra Peleo e Teti, la più bella fra le Nereidi, ossia le ninfe dei mari, e dalle loro nozze nacque Achille. I crateri e le Chilites erano decorati da ceramografi ateniesi. In essi venivano raffigurati immagini di vita quotidiana e miti. E guardate questo. Qui dentro è raffigurato il mito di Demetra che assieme alla figlia Persefone riceve in omaggio delle spighe di grano dell'eroe Tritolemo prima ancora gli insegnasse la coltivazione del grano. Io sono un ricco commerciante di spina che ho acquistato questi meravigliosi vasi ateniesi e figure rosse. Sono dei crateri, ossia vasi molto grandi, prodotti per contenere vino e decorati con racconti dei miti greci, oppure nelle scene di vita quotidiana. I crateri venivano utilizzati da noi abitanti di Spina durante il simposio. Il simposio è il momento finale del banchetto che noi abitanti di Spina siamo soliti allestire per i nostri ospiti, uomini e donne, in cui beviamo vino attraverso la Kylix, cioè una coppa di ceramica decorata con immagini di miti greci. Il vino diluito dall'acqua veniva dunque messo nel cratere dal quale i convitati attingevano le proprie Kylix per servirsi il vino. Il momento del simposio veniva lietato da canti, balli e giochi. Guardate questa Kylix, al suo interno era raffigurato il mito di Ganimede che fece innamorare di sé Zeus, dio del tuono e del cielo. Zeus, per tenerlo con sé, lo portò al Monte Olimpo, la casa di tutti gli dèi, e ne divenisse il coppiere durante i banchetti. La Kylix, che è stata scritta dal nostro abitante del villaggio, che è stata creata dal pittore di Pentesilea, potrà essere ammirata al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Grazie, grazie per essere con noi. Ciao dalla Fatta B, per adesso dalla Fatta di Ferrara. Sono Carla Schiavina e insegno italiano e inglese nella classe quinta della scuola primaria di Gaibanella dell'Istituto Alberto Manzi di Ferrara. Con la collega Elisa Moretti abbiamo aderito alla proposta di Ferrara Off e Monumenti Aperti perché crediamo sia una straordinaria e moderna opportunità educativa e didattica. Coinvolgere i ragazzi nello studio e nella divulgazione della storia di Ferrara attraverso il linguaggio teatrale, sfruttando poi il canale televisivo, è estremamente accattivante e motivante per gli alunni. L'approfondimento della seconda parte del percorso da Spina a Voghenza è stato scelto per l'aderenza al programma di storia e di italiano. Ad ottobre siamo andati a visitare la delizia di Beriguardo e il Museo Civico e poi in classe i ragazzi sono stati supportati nella stesura di un copione che mettesse in risalto la storia della delizia e i reperti del Museo Civico, cercando di stimolare la curiosità in chi vedrà e ascolterà questo video, spingendolo poi ad andare a visitare il museo e la delizia di Beriguardo, che è un monumento importantissimo per la storia di Ferrara. Buona visione!
Cosa stai facendo, Lorenzo? Sto ricostruendo la delizia di Bel Riguardo. È stato magnifico visitarla, non trovi? Sì, è veramente un posto incantevole. Ci siamo appassionati tutti alla lunga e meravigliosa storia. Io sono Alfonso Primo d'Este e lei è mia moglie Lucrezia Borgia. Sappiamo che avete visto la delizia di Bel Riguardo e... Scusa Alfonso se ti interrompo, ma sarebbe meglio dire Reggia e non delizia come dicono tutti. L'hanno chiamata Bel Riguardo proprio perché era bella da riguardare e guardare moltissime volte. Moglie adorata, ti ricordi che feste, che balli e che partite a pallacorda abbiamo fatto per superare le corti più importanti d'Europa? Oh, che bei ricordi! E quante passeggiate nella nostra rigogliosa aranzara! E che profumi agrumati! Oh, cos'è l'aranzara? Mon ben, l'un jardin con di aranze di limon! Te lo dico in italiano scandito, perché dalla faccia non hai capito. Era un giardino di agrumi con delle piante di aranci, limoni e cedri. Ah, ok. Ma ti ricordi quei banchetti prelibati in cui potevamo assaggiare i nostri piatti gustosi per 6 giorni di fila e i miei preferiti erano quelli della nostra gamba rara? Oh, cos'è la gamba rara? Ma un allevamento ad gambar dolce, un allevamento di gamberi dolci, bunda mat! Oh, scusa, non immaginavo che mi parlassero in dialetto. Alfi, Alfonsino. Sì, mia cara. Togli una curiosità, ma come mai voi estensi avete voluto costruire una reggia proprio qua? Moglie adorata, ma per celebrare la nostra potenza politica, economica e culturale. Qua c'era un vicus, cioè un villaggio importantissimo dell'impero romano. E scusa se poco, non so se mi spiego, vero? Oh, che onore! Ma spiegami bene le origini di questo vicus. Dai, su Alfi, per favore! Facciamocelo raccontare da questi fanciulli, o come si dice adesso, pischelli. Vediamo se hanno studiato. Prima di mostrarvi cosa abbiamo ammirato al museo, è bene fare alcune precisazioni sul progetto di monumenti aperti e la storia di Ferrara. Ebbene sì, cari amici, la storia di Ferrara parte da qui. Questo che vedete è Villa Massari, e questo fiumiciattolo qui sapete cos'è? Beh, questo è ciò che rimane del fiume Po, e pensate che allora era largo ben 286 metri, come il Po che vediamo adesso a Ponte Lagoscuro. Era precisamente il ramo detto Po Spinetico, esso passava da qui e incontrando le acque del fiume Avenza permetteva agli Etruschi di trasportare merci da Spina fino a Bologna e da Bologna fino in Toscana. La Villa Massari era praticamente un'isola circondata da numerosi fiumi che permettevano collegamenti nelle varie direzioni dell'impero. Su quest'isola si è creato un vicus, o villaggio, Vicus Abentia, da cui oggi Voghenza, che diventò molto importante durante l'impero romano. Voghenza e Voghera erano separate da quest'isola e, come le vediamo oggi, erano una di fronte all'altra. Queste terre così fertili ospitavano numerosi saltus. I saltus erano grandi estensioni di terra con vaste aree boschive da cui si poteva ricavare il legname per le costruzioni e per alimentare le numerosi fornaci della zona, che potevano contare su quantità inesauribili di argilla prelevata dalle sponde del Po. Fondamentale per il saltus era poi l'abbondanza d'acqua fornita dai numerosi collegamenti con il grande fiume e anche raccolta artificialmente in vasche in cui si poteva sviluppare l'iticoltura, uno degli elementi importanti dell'economia romana. Guardate, vedete? Questo apparentemente insignificante reperto etrusco ha una scritta curo che significa fatto. Ci indica che gli etruschi vivevano qui ed erano istruiti. Vi illustreremo soltanto alcuni degli importanti e preziosi ritrovamenti che potete ammirare nel museo. Non dimenticate di visitare anche la necropoli romana. Vi lasceremo qualche curiosità da approfondire con una visita qui. Qui potete ammirare un corredo di utensili e vasellame, che si riferisce a una scuola. La scuola non era una scuola, ma comunque un luogo di riunione, forse una mensa, una sorta di bar. Vabbè, il pezzo più significativo è questo qui al centro.
Sapete che tutti noi l'abbiamo nelle nostre case. Sapete cos'è? Ve lo dico io. Un frigorifero. Veniva infossato nella terra e il cibo al suo interno si manteneva fresco. Al suo interno sono stati trovati chicchi di cereali, grano e farro. A proposito di farro, questo cereale era molto coltivato in queste zone. Si dice proprio che Ferrara derivi da farro. Qua abbiamo una statuetta di Mercurio con le ali sul cappello. Purtroppo le ali e i piedi si sono rotte. In mano una borsa. Un altro dei suoi simboli, perché era protettore di viaggiatori, commercianti e anche dei... Beh, non ve lo dico. Scopritelo da soli venendo qui. Qui possiamo riconoscere molti oggetti in uso ancora oggi. Una pinzetta per le ciglia, spilloni, ma questo sotto è un reperto straordinario che stanno ricostruendo, pensate, in America. È una buccina, strumento musicale in bronzo simile alla tromba. Poi c'è una serratura completa come quella che chiudeva i portoni fino a poco tempo fa. Il numero 10 è un peso per bilancia. Nei villaggi, infatti, erano molto importanti i commerci, ma come in tutti i paesi c'erano medici, orefici, artigiani e fornaciai che costruivano mattoni e tegole nelle fornaci. Insomma, Vogenza era internazionale. Ci sono testimonianze che ci dicono che qui hanno vissuto greci, ebrei e spagnoli. Le parole incise su queste due pagine in bronzo sono un diploma di pensionamento che termina con linguaggi in uso ancora oggi. Si rilascia copia conforme secondo gli usi consentiti della legge. Poi un reperto importante come questo balsamario a forma di dattero che era simbolo della fertilità. Il reperto numero 15 è una vera rarità. È una lucerna in cui si vede raffigurato un gladiatore inginocchiato, ferito e con lo scudo a terra. Proseguiamo. E qui troviamo oggetti usati per la cura del corpo, recipienti e pezzi di vetro che testimoniano come fossero abili vetrai. E poi osservate questi animaletti di ambra, formavano una collana. L'ambra è una resina fossile ancora oggi molto pregiata e si dice avesse doti magiche e fosse una pietra porta fortuna. Questa che vedete è una tomba e dalle dimensioni capite bene che lo scheletro di donna ritrovato al suo interno era gigante, una gigantessa di quasi 2 metri di altezza. Oggi sappiamo fosse affetta da una malattia nota come gigantismo. Ma all'epoca era tenuta in grandissima considerazione perché si diceva che chi era più alto era più vicino agli dèi e quindi degno di essere ammirato. Questa invece è una tomba detta cappuccina per la sua forma. Che sarà stato sepolto lì? Beh, è facile, una bambina. Infatti questi orecchini d'oro, reperti ritrovati nella tomba, testimoniano appunto che ci fosse sepolto una bambina. E queste bacchette d'ambra? Mi ricordano molto quelle di Harry Potter. Ambra magica, le bacchette! A proposito di ambra magica, qui hanno fatto davvero la magia a realizzare questo anello con raffigurate Morine e Nike. Ecco, noi pronunciamo Nike quando ci riferiamo alle scarpe, ma si dice Nike, la dea della vittoria. L'anello è un esemplare unico al mondo. E un altro pezzo che il Museo del Louvre ci invidia è questo balsamario in onice indiana, l'unico esemplare integro al mondo. L'onice è un materiale molto fragile e oltre al fatto che è ancora integro, se pensiamo che hanno limato le pareti interne fino a raggiungere 2 mm di spessore, capiamo ancora di più la sonicità. Invece questo è quello che rimane di un beauty case in pergamena con le corde che lo chiudevano. Le donne di Vogenza si trattavano molto bene. Queste stelle di marmo con delle epigrafi ci raccontano tanto della storia di Vogenza. Questa più piccola delle altre era del padrone del Saltus di Vogenza, Halus. In questa grande, con le scritte precise e regolari, si vedono i segni del ritrovamento casuale. Il contadino, arando la terra, ha urtato con l'aratro la stele e l'ha scheggiata in più punti. Osservate questi invece. Le scritte sono storte e per finire la parola hanno rimpicciolito la lettera. Beh, sinceramente questo lo facciamo anche noi, sulla carta però. Si tratta di un'epigrafia commissionata dalla nonna perché gli era morto il nipote infelicissimo. Vi chiederete perché infelicissimo? Beh,
Vi lascio le curiosità e se volete saperlo venite qua al museo. In queste ultime vetrinette troviamo pettini di avorio e collane di pasta di vetro, segno della fine dello splendore di Vicenza nell'impero romano. Infatti l'acqua, che per molti secoli è stata amica della popolazione, si rivela nemica. Nel 1152, nella rotta di Ficarolo, il Po viene deviato, costringendo la popolazione a migrare verso nord, sull'isola di San Giorgio. Ed è così che è nato il nucleo abitativo di Ferrara, ma la sua fama tornerà presto leggendaria con la vostra corte, signori. La reggia di Berriguardo fu invidiata in tutta Europa per la sua bellezza e magnificenza. Era costituita da 365 stanze, con feste che duravano settimane, battaglie navali e tanto altro. Se volete saperne di più sul museo e sulla reggia di Berriguardo, vi consiglio di andarle a visitare, non ve ne pentirete. Bravo! Complimenti, bravi ragazzi! E a voi che ci state guardando, vi do una curiosità. Se verrete all'alba del 21 giugno, vedrete il sole sorgere proprio là, in fondo a quella strada. E se invece verrete nel pomeriggio del 1 gennaio, vedrete tramontare il sole proprio là, dalla parte opposta. Viva i tutti! Viva! Per raccontare le origini di Ferrara ci siamo ispirati agli antichi cantastorie che passavano di paese in paese con i loro quadri, con i disegni che poi illustravano con le parole, con il canto. E così abbiamo immaginato con i bambini diversi quadri che potevano appunto raffigurare le varie fasi dell'origine della città a partire da Vogenza fino ad arrivare alla pieve di San Giorgio e poi alla nascita della città lineare con la costruzione del castrum e anche poi successivamente del castello di Tedaldo. E con i bambini abbiamo provato appunto a ricostruire la storia, l'abbiamo imparata, l'abbiamo poi immaginata e alla fine rappresentata con il movimento, con le parole. I bambini si sono molto coinvolti, hanno avuto la possibilità così di imparare la storia di Ferrara in modo giocoso, ma anche corretto, insomma, storicamente. E ci ha impegnato molto, abbiamo fatto tante prove e ci siamo messi in gioco tutti quanti moltissimo, con grande interesse e curiosità. Sicuramente questa storia di Ferrara, questa parte della storia della nostra città non sarà dimenticata. E via! Via questi banchi! Signori e signori, donne e uomini, bambini e anziani, alti e bassi, magri e grassi, belli e brutti, venite tutti, venite in tanti, andiamo a presentare la storia di Ferrara, la bella città che è tutta da cantare, ma non perdiamo tempo, andiamo a cominciare! Sono Maurelio e diventerò santo, patrono di Ferrara. Vengo da terre lontane, il Papa mi ha mandato qui a Vogenza
e morirò per colpa di mio fratello e non vedrò mai Ferrara. Me ne sto andando da questo territorio perché è troppo pericoloso. Finalmente siete arrivato per battezzare il nostro bambino. Benedici anche il mio bambino. Va bene. Sulle acque malsane delle paludi che ricoprivano il territorio, di cui il drago ne è simbolo. Io sono Giorgio, soldato romano nato in Turchia, guardia di Diocleziano. Sono venuto a salvare la principessa dal dragone che in nome di Dio diventerà un bravo cagnolone. Ormai Ferrara è fatta sulla riva più grande, è città lineare, ma diventerà importante.
Il periodo storico di cui si è occupata la classe quinta B della scuola primaria Alda Costa di Ferrara è quello precedente alla salita al potere della famiglia Este, ed in particolare sulla parte relativa alle lotte tra le famiglie nobili che si sono contese il potere a Ferrara. Dopo aver presentato il progetto Monumenti Aperti, la classe ha affrontato un periodo di lettura e strutturazione dei materiali, andando alla ricerca delle prime informazioni su Ferrara. Ci si è resi subito conto che trattare solo una parte della storia sarebbe stato riduttivo e che, poiché la storia è il frutto delle azioni precedenti, avremmo dovuto informarci su cosa fosse successo prima. Individuato tutto il materiale necessario, è stato chiesto ad ogni bambino di approfondire il personaggio o l'evento che aveva suscitato maggiormente il suo interesse, per poi approfondirlo ed elaborarne una parte scritta. Grazie alla nostra formatrice Liliana Letterese, abbiamo cercato di studiare il miglior modo per esprimerci e così catturare l'attenzione dei futuri ascoltatori. Le informazioni raccolte sono servite alla realizzazione di un copione originale che, provato e riprovato in ogni parte, è stato poi registrato. Sono state effettuate prima una traccia audio per lo studio della recitazione e poi, finalmente, le riprese video che ora vedrete. La richiesta degli argomenti è stata tale da far nascere una domanda da parte dei bambini. E ora, maestra, continueremo la ricerca sulla storia di Ferrara? Questa domanda non pone dubbi, a mio avviso, sull'interesse generato dal progetto. Ciao a tutti, io sono Giorgia, frequento la classe quinta B della scuola Alda Costa di Ferrara. Oggi vi racconterò un pezzo della storia di Ferrara, dalle lotte tra i nobili ai primi estensi. Alcuni miei compagni saranno narratori, alcuni saranno giornalisti e alcuni personaggi ancora famosi. Adesso vi presento... Nicolaus, dopo anni dalla costruzione della cattedrale di Ferrara, ritorna a vedere la sua opera. Nicolaus è stato il primo maestro medievale del quale si conosca una serie di opere firmate, almeno quattro: la cattedrale di Piacenza, la Sacra di San Michele in Val di Susa, la cattedrale di Ferrara e la basilica di San Zeno a Verona, che permettono di seguirne gli spostamenti attraverso l'Italia settentrionale, affiancato da collaboratori fedelissimi. Si dice anche che la formazione di Nicolaus avvenne all'interno dell'officina del suo maestro Guglielmo, oppure si pensa con il maestro più anziano nella cattedrale di Chiamuda. Nicolaus fu chiamato da Guglielmo II de' Larghi per la progettazione e la scultura della cattedrale di Ferrara. Della sua mano resta tutta la parte inferiore della facciata principale e in particolare il bassorilievo che raffigura San Giorgio. Fu anche autore della famosa porta dei pellegrini sul fianco della cattedrale. Vi presento Nicolaus. Nicolaus, scusi, un'intervista. Come si è trovato a Ferrara? Molto bene. Ho dato splendore a questa città, ma oggi sono un po' triste, perché le bellezze che ho rappresentato e che esprimono la mia fede sono ricoperte da un telo che nascura la bellezza. Già nel vederla da lontano, Nicolaus riconosce il capolavoro cui ha lavorato con tanta passione. Si ferma a distanza commosso. Le mie sculture di pietra parlano ancora, eppure non dicono una parola. Le cattedrali sono libri di pietra che possono essere letti anche da chi non sa leggere. Ecco la facciata, è il profilo, con le mie sculture, i miei figli. Me lo ricordo quel tempo. Ferrara viveva un momento di splendore e si arricchiva grazie ai traffici lungo il fiume. Il fiume passava proprio dove ora c'è via Riva Grande, ovvero Riva Grande. Sulla riva i mercanti avevano i loro magazzini e smistavano le loro merci lungo via delle volte. Le volte collegavano i magazzini dalle abitazioni e sono visibili ancora oggi in una delle strade più suggestive di Ferrara. La città cominciò così ad estendersi al nord del corso del Po e alla fine si arrivò alla decisione di costruire una nuova cattedrale nella zona nuova della città. Guglielmo II degli Adelardi me l'affidò l'incarico. La cattedrale fu inaugurata nel 1135 e allo stile romanico originale.
tipico della parte inferiore della facciata, si aggiunse con il tempo lo stile gotico della zona superiore. Si arrivò così a questa stupenda facciata con tre imponenti cuspidi. Sotto la lunetta di San Giorgio sono scolpiti nel marmo sette episodi della vita di Gesù. La prima fornella della lunetta del Duomo rappresenta l'incontro tra Maria che aspetta Gesù e la bugia Elisabetta che aspetta suo figlio. Le altre fornelle è stato rappresentato la nascita di Gesù. I pastori che visitavano il bambino, i re magi che offrono doni, Gesù nel Tempio, la fuga in Egitto con l'asino, il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. Negli stipiti del portale puoi vedere in alto a destra l'arcangelo Gabriele che annuncia la nascita di Gesù a Maria. Questi sono simboli, a volte la riunione di due nature, umana e fantastica. Una è simbolo dell'aspetto corporeo e spirituale nell'uomo. L'altra è simbolo dell'uomo che compie il male, come dire che in quel caso una parte dell'uomo si trasforma in bestia. Mentre Nicolaus ne mira fiero l'architettura, si avvicina e nota un giovane che piange. Inginocchiato sui gradini sotto la lunetta su cui è scolpito sta San Giorgio che uccide il drago. Incuriosito, Nicolaus gli parla. Perché ti disperi? Dite voi, maestro. Ci conosciamo? Chi siete? Ero una ragazzina quando mi scendeste per fare da modella i vostri angeli di pietra che sul proprio. Quell'angelo lassù è il mio viso. Ma certo, ti riconosco. Eri una ragazzina che avevo scelto per il tuo viso che trasmetteva così tanta serenità. Ora però piangi, cos'è accaduto? Se non voi siete così straniero da sapere cosa sta accadendo in questa città e cosa sta creando la nostra rovina. Intendi la lotta tra i nobili per il potere? Credimi, non è caratteristica solo di Ferrara. A Ferrara, l'assenza di un dominio unico sulla città favorì le lotte tra famiglie, che caratterizzarono questo periodo prima di una nuova dominazione. Era il tempo di quelli che furono poi denominati Guelfi e Ghibellini, ossia i sostenitori del papato, contrapposti a quelli del Sacro Romano Impero. Le due famiglie contrapposte erano i Ghibellini Torelli, detti anche Salinguerra, nome che dice già tutto, e i Guelfi Adelardi e anche Marcaselli. Il conflitto divenne sempre più acceso finché Guglielmo II degli Adelardi fece la mossa decisiva per attirarsi i favori della popolazione, offrì il denaro necessario alla costruzione della cattedrale, finalmente trasferita dalla punta di San Giorgio al centro della città e consacrata nel 1135. La costruzione del Duomo si deve a Guglielmo degli Adelardi, che la terminò nel 1135 dopo alcuni anni di lavori. Eccomi, sono Guglielmo II Adelardi. Ferrara, per essere importante, ha bisogno di una grande cattedrale in cui tutte le persone possono incontrarsi, pregare e chiedere perdono dei propri peccati. Le cattedrali, infatti nate nel XII secolo, insieme con l'ordinamento politico comunale, erano simbolo di volontà collettiva e appartenenza, erano un luogo di incontro e unione per tutti i cittadini. Farò di tutto perché Ferrara abbia la cattedrale più importante. Dovrà essere un libro aperto di pietra in cui leggere la storia di Gesù. La scultura più importante sarà quella di San Giorgio, che libera la città dal drago terrificante. Io sono San Giorgio. Ho sconfitto un drago ben più pericoloso, un prepotente che con la violenza mi voleva costringere a rinnegare ciò in cui credevo. Forse i ferraresi vedevano in me un leggendario cavaliere, uccisore dell'orribile drago, salvatore della principessa e della città, per la quale il mostro rappresentava una minaccia. Il protettore ideale di Ferrara, anch'essa sempre in mano al mostro delle alluvioni, delle rotte del Po, delle acque paludose e malsane. Sarà una lotta continua che Ferrara dovrà sostenere. Ma abbiate fiducia, io sarò sempre accanto a voi, vi darò coraggio e Ferrara rinascerà ogni volta. Io sono il fiume Po, nasco da molto lontano, dal Monviso in Piemonte, attraverso molte regioni importanti, ma quando arrivo a Ferrara mi sento molto importante.
perché questa città ha portato ricchezza grazie al commercio fluviale. Le navi che passavano per Ferrara dovevano pagare un tributo alla città. Con questi denari, i signori di Ferrara hanno costruito case e ampliato la città. Ecco, voi Ferrara, la prima città moderna d'Europa, grazie al genio di Biagio Rossetti e alla grandezza del duca Ercole, primo d'Este. Infatti, Ferrara avrà molti primati. Io sono Ferrara, antica città d'arte e di cultura. Qui si sono laureati molti personaggi famosi, tra cui Niccolò Copernico, nel 1503, il protagonista della rivoluzione astronomica, che mette il Sole al centro del sistema solare. Sono nata al tempo delle invasioni barbariche, come Castrum, un villaggio fortificato dai bizantini per impedire l'invasione dei Longobardi. Dopo molte lotte verso l'anno 1000, diventò dominio della potente famiglia De Canossa. Secondo la tradizione ferrarese, il castello di Tedaldo di Canossa venne costruito prima dell'11 secolo, da Tedaldo a ovest del Castrum. Il signore fece costruire il castello per difendersi dai nemici e dal fiume Po e dominare la città. Allora costruì e costruì, finché il castello non fu finito. Finalmente arrivò mezzogiorno e le campane suonarono a festa. Tedaldo entrò nel castello e si affacciò alla finestra a guardare il tramonto. Benvenuti a questa edizione speciale del TG1. Oggi intervisteremo Matilde di Canossa. Eccole che arriva. Ciao, sono Matilde di Canossa. Ora ti farò alcune domande. Spiegaci chi sei. Sono una nobildonna dallo spirito guerriero. Ho voluto iniziare questa nuova guerra in nome di mio padre, Tedaldo di Canossa, da cui ho ereditato tutta la sua ricchezza. Che emozione hai provato quando hai saputo che dovevi iniziare una nuova guerra? Rabbia, perché i cittadini non volevano iniziare una nuova guerra, e felicità, perché avrei messo tutta la forza che avevo. Che emozione hai provato quando hai vinto? Ho provato felicità, perché finalmente i cittadini erano orgogliosi di me. Ultima domanda. Come ti sei sentita quando sei salita sul trono? Orgogliosa di me stessa, perché quello lì una volta era il trono di mio padre, Tedaldo di Canossa. Bene, ci vediamo alla prossima edizione. Buonasera a tutti. Per mettere fine alle lotte tra Guelfi e Ghibellini, l'ultima rappresentante della famiglia degli Anelandi promise in sposa la nipotina Marchesella al suo amico Salemo Roselli, ma gli stessi la fanno rapire per poi farla sposare con un Anzolino d'Este. Io sono Marchesella e oggi sono contenta perché presto arriverà il giorno in cui mi sposerò. Andrò in carrozza nella casa del mio sposo, mi siederò e aspetterò. Ma ho iniziato a sentirmi male, ho provato ad alzarmi e sono caduta in un sonno profondo che non finirà mai. Infatti, Marchesella non potrà sposarsi perché morirà a soli 13 anni. Le sue proprietà passarono comunque ai Strensi, che vennero a stabilirsi a Ferrara per prendere il dominio. Ripresero così le ostilità tra Guelfi e Ghibellini, non essendo stata rispettata la volontà di Guglielmo III. Eccomi, io sono Bizzo I d'Este, sono stato il primo della mia famiglia ad arrivare a Ferrara. Ho riunito tutti i possedimenti, sia di mio padre che di mio nonno, e ho ricevuto molti ringraziamenti sia dal Papa che dall'Imperatore. Così sono stato diplomatico e sono riuscito a trarre beneficio per la mia città. Questa è l'epoca in cui possiamo iniziare a chiamare Ferrara la città Estense. Nell'ambito del percorso di arte, la conoscenza delle formelle dei mesi ha suscitato nei ragazzi di classe quinta una buona curiosità sulla vita dell'uomo medievale ferrarese, sulle sue attività, il suo abbigliamento, gli attrezzi che usava, il suo legame stretto con la natura.
e quindi hanno voluto creare delle immagini come se fossero delle fotografie dove il colore fa prendere vita ed energia alle fornelle. Sono stati scelti dei colori forti nella maggior parte dei casi, più delicati in alcuni, e sono state usate tecniche già note come la pittura a tempera, l'acquerello e il chiaroscuro. Il chiaroscuro, usato solo in un caso, ha fatto sì che marzo e aprile sembrino avvolti dalla nebbia padana, che sicuramente anche allora faceva parte della quotidianità. Gli alunni di Quinta hanno riprodotto le formelle dei mesi attraverso il disegno e in questo modo se ne sono appropriati, proprio ripercorrendo i segni, i volti, gli oggetti, i simboli sostanzialmente di queste formelle che rappresentano, raffigurano il rapporto dell'uomo con la natura, con il divino, e sono una sorta anche di ringraziamento, di testimonianza della bontà, della provvidenza divina in questo aspetto religioso molto presente nell'epoca medievale. E dopo aver riprodotto appunto con il disegno, i ragazzi hanno invece ricreato, rivissuto queste stesse formelle, riproducendole con loro stessi, con la loro posizione, con gli oggetti che vengono raffigurati nelle formelle. In questo modo hanno proprio vissuto, hanno proprio incorporato, interpretato il contenuto delle formelle stesse. In questo modo si è creato una sorta di calendario che raffigura il lavoro dell'uomo nel corso di tutto l'anno, intendendolo come percorso simbolico, religioso, appunto per la buona vita. L'abbiamo voluto intitolare l'almanacco di tutto l'anno, e con anche l'accompagnamento di una musica adeguata che ci riporta un po' alle epoche del tempo. Per gli amici già non di fronte, ho due teste, una vecchia e una giovane. Ogni anno bevo una brocca di vino vecchio per festeggiare il Capodanno. Io invece brindo con una coppa di vino nuovo. Sono il dio delle porte, dei passaggi, dei cambiamenti e con me inizia sempre l'anno nuovo. E lavoro nei campi. Lavoro molto, così raccoglierò i doni della terra che Dio mi dà. Oggi vado a rapotare gli alberi col mio coltellone. Vedete dietro di me i salami che ho preparato a dicembre? E il pentolone dove bolle il sanguinaccio? Sentiste che profumino! Io sono marzo, ho il nome di Marte, il dio della guerra. Quando soffio nel mio corno, faccio volare tutti i capelli, compresi i miei. Sono il vento della primavera. E io sono aprile, di fiori incoronato. Canto alla natura che si risveglia e tutto germoglia. Io sono maggio, sono un cavaliere nobile e ricco. Col mio cavallo mi metto in viaggio. Vedete come sono bello? Ho uno scudo a mandorla, con una borchia preziosa. Il mio mantello è favoloso. Avete visto le mie scarpe con lo sperone? Ciao, io vado all'avventura. Io sono giugno e intraprendo la scalata dell'albero della vita, verso i frutti della conoscenza e della sapienza. Di fronte a me, dall'altra parte dell'albero, si trova un granchio, o forse un'aragosta, che simboleggiano in cielo una costellazione dello zodiaco.
Sono vestito con una tunica corta, fermata con un nodo alla vita. Sotto di me si trova un sentiero. Codesto è il mio cammino, già indirizzato al destino che verrà. Ma posso sempre scegliere il bene e godermi la vita. Ed ecco è arrivato luglio. Porto il mio cavallo a pestare le spighe di grano maturo. Così avrò i semi per fare la farina e il pane. Ringrazio per questi doni. Salve, sono Agosto e di mestiere faccio l'agricoltore. Come potete vedere, sto aggiustando un tino per la prossima vendemmia, all'ombra di questo albero di fico, ricco di foglie e di frutti. Pur essendo un semplice contadino, sono una persona benestante, ringraziando Dio e anche grazie al mio duro lavoro. Ciao, io sono Settembre. Ho messo la cuffia per non sporcarmi, perché sto raccogliendo l'uva. Dovrò fare il vino e ho raccolto la mia veste, così ho i piedi liberi per pestare i grappoli. Il mese di ottobre non si è più trovato. Al suo posto ecco il giglio, con cui vogliamo rappresentare la grande importanza che la natura aveva nel Medioevo. Anche tra le formelle si trovano piante fiorite ed alberi con tanta buona frutta, come segno della bontà di Dio, la provvidenza. Ciao, mi chiamo Novembre e lavoro la terra. Ogni autunno raccolgo molte rape. Quando le raccolgo, afferro le grandi foglie verdi. Nel tempo, purtroppo, mi si sono staccati la testa, un braccio e mi si è rovinato un po' il vestito, perché mi avevano messo a testa in giù a fare da pavimento nella cattedrale. Sono dicembre. L'anno è ormai finito. Un ciclo si conclude nella vita della terra e nel percorso dell'uomo. Io punto alle stelle, la mia freccia verso il futuro, alla casa di Dio o verso una nuova vita. Buongiorno, io sono la maestra Silvia, sono una delle insegnanti che ha lavorato con la classe quinta A di San Martino su questo progetto. Noi abbiamo lavorato partendo dai primi estensi fino ad Alberto V e inizialmente ho fatto proprio una spiegazione a livello storico dalla nascita di Ferrara fino ad Alberto V. I bambini hanno preso appunti.
e si sono già molto interessati in questa fase. Poi noi nella Classroom, che abbiamo creato per l'attività digitale, abbiamo caricato tutti i materiali che potevano servire a questa attività e i bambini li hanno consultati autonomamente a casa, a seconda dell'argomento che avevano scelto. E questo li ha portati poi a creare dei gruppi a seconda dei loro interessi, e con questi gruppi abbiamo proceduto alla stesura dei copioni. Io sono la maestra Valentina e mi sono occupata soprattutto del lavoro che i bambini hanno messo in atto con Andrea proprio per la stesura dei copioni. Tutto ciò che vedrete adesso in questa proiezione viene dalle loro idee, dalle loro discussioni e dalla loro voglia di mettersi in gioco apportando le loro conoscenze e le loro idee anche a volte stravaganti per rendere gradevole al pubblico un periodo storico forse anche meno conosciuto rispetto agli altri della storia di Ferrara. Questa esperienza è stata molto particolare, proprio a partire dal mezzo di comunicazione utilizzato, che per noi non è affatto solito e usuale, ed è stata una sfida sia per noi che per la classe riuscire a portare avanti questo lavoro, che ci ha dato grossissime soddisfazioni e ci ha stimolato nel conoscere e nello sperimentare, nell'esplorare ambienti che non avevamo mai esplorato. E ringrazio tutte le mie colleghe per la partecipazione, per il lavoro, perché noi crediamo moltissimo nel lavoro di squadra che abbiamo portato avanti per arrivare alla conclusione del progetto, e auguriamo buona visione. Nel Medioevo, nel mezzo della pianura padana, sorgeva la città di Ferrara, nota ai turisti di oggi per il suo splendido castello, per le sue magnifiche torri costruite da Bartolino da Novara. Incastonata sulla Torre dei Leoni c'è una lastra di marmo su cui ci sono scolpiti proprio due leoni, con un elmo a testa d'aquila. Questi reggono un vessillo con il motto Urbas, che significa più oltre. Ah, ehi tu Bartolino, sì, proprio tu Bartolino, dico a te, noi siamo i leoni del castello e vogliamo essere in libera natura, invece che stare qui tutto il giorno a non far nulla. Eccomi, Bartolino. Da Novara. Carissimi leoni, ma sapete perché è stato costruito il castello? Non ci interessa perché è stato costruito il castello. Siamo stufi, vogliamo essere liberi. Ma ascoltatemi, il castello è stato costruito per proteggere gli estensi dalle rivolte del popolo, stanco di pagare troppe tasse. Era il 1385 e Ferrara era governata da Niccolò II d'Este. Quel periodo fu pieno di sciagure e il popolo era ridotto in povertà. Dovete sapere che a Niccolò II non interessava come vivessero i ferraresi, quindi continuava a mettere sempre nuove tasse. I cittadini allora si ribellarono e per il nostro caro marchese, per avere salvo la vita, incolpò di tutto Tommaso da Tortona, ministro delle tasse, che lo consegnò al popolo, che lo uccise e lo fece letteralmente a pezzi. Niccolò aveva paura. Proprio per questo mi chiamo a corte per costruire il nuovo castello. Ma poi, scusate, se vi libero, non avrebbe senso il nome Torre dei Leoni. Vi immaginate i turisti che chiedono in giro per il centro perché si chiama Torre dei Leoni se leoni non ci sono? Se voi rimanete lì, invece... Allora chiamiamo la Torre dei Leoni Discesi. Noi vogliamo essere liberi, anche perché stando qua abbiamo paura di finire male. Il leone ha ragione, tante sono le cose brutte accadute nel castello e nelle sue prigioni. Queste brutte cose sono successe tutte a causa di Niccolò III. Niccolò III divenne marchese all'età di soli 9 anni.
La vita privata di Niccolò III è quasi da copertina, sapete, di qua e di là dal po' sono tutti figli di Niccolò. Beh, modestamente ho avuto tre mogli bellissime e molte amanti. La prima volta mi sono sposato solo ai 13 anni, ero molto giovane. Mi sono sposato con Gigliola da Carrara, ma sfortunatamente morì molto giovane, senza neanche darmi eredi. Poi mi sono risposato con Laura Malatesta, parisina. Non l'avessi mai fatto. Proprio così, non l'avrebbe mai dovuta sposare, perché poi tutto finì in tragedia. Laura Malatesta, detta parisina, figlia del signore di Cesena, a soli 13 anni venne sposata al ben più anziano Niccolò III d'Este. L'unione durò serenamente per 7 anni, poi il dramma. Esatto, poi ci è successa una disgrazia. Perché capitano sempre tutte a me? Dopo il matrimonio di mio padre, Niccolò III d'Este, io e paesina ci siamo innamorati perdutamente. Ma il marchese sospettò, quindi ci fece seguire da una guardia che ci scoprì. Quindi fummo imprigionati in una fredda e lugubre cella del castello Estense, per poi farci decapitare. Di notte ci hanno sepolto vicino alla chiesa di San Francesco. Che brutta storia! Ci hanno scoperti! Successivamente Niccolò III si sposò con Ricciarda di Saluzzo, da cui ebbe i molto desiderati eredi, Ercole e Sigismondo. In fondo non successero solo sciaguri nel castello Estense, ma anche cose belle. Sono successe anche tante cose belle, come per esempio la nascita di Beata Beatrice, figlia di Arzio VII, che fu badessa del monastero di Sant'Antonio in Polesine, il quale si trovava su un'isola nel Po a Ferrara. Ora vi presento Beata e Beatrice. Io sono Beata. E io sono Beatrice. Noi prima eravamo in un convento nella zona di Focomorto, ma visto che il luogo era malsano, ci siamo dovute trasferire qui con l'aiuto di mio padre. Voi sicuramente vi starete chiedendo come siamo diventate suore. Ero stata promessa sposa, ma purtroppo il mio futuro marito morì poco prima del matrimonio e il grande dolore mi ha spinto a diventare suora. Noi eravamo dell'ordine delle Benedettine e siamo suore di clausura. Voi vi chiederete che significa clausura. Clausura significa che non potevamo incontrare nessuno. Un po' come il lockdown. Solo io potevo uscire per le commissioni di tutti i giorni. Ma se avevate bisogno di un medico? Il medico era l'unica persona che poteva entrare nel monastero. In caso di malattie più gravi, all'ospedale facevano un reparto tutto nostro. Dopo alcuni anni sono diventata badessa, la suora più importante del mio monastero. Alla mia morte, dopo tanti anni, mi fecero beata. La beatificazione si è avuta grazie al miracolo delle lacrime della nostra cara badessa. Due volte l'anno, sulla lastra di marmo del suo sepolcro, possiamo trovare una sostanza che non si sa dove sia originata. Per noi sono le lacrime della beata Beatrice. Noi suore le raccogliamo in piccole ampolle e le aiutano le persone che hanno bisogno. Noi seguiamo la regola benedettina, ora et labora, che significa prega e lavora. Perciò, oltre alla preghiera, ci dedichiamo anche all'orto, al bucato e alla cucina. Ricamiamo e cuciamo. Facciamo torte e biscotti buonissimi. Nel monastero di Sant'Antonio in Polesine possiamo anche osservare dei bellissimi affreschi che raccontano la vita della Vergine Maria e di Gesù. I bellissimi affreschi di Casa Minerbi sono stati realizzati quasi sicuramente dal pittore che viene chiamato Maestro di Casa Minerbi. Insieme agli affreschi di Sant'Antonio in Polesine sono la più importante testimonianza della pittura ferrarese del 300. Ti ricordi i bellissimi affreschi che dal Sale hanno commissionato per abbellire i nostri saloni? Sì, rappresentano l'allegoria dei vizi e della virtù con il centro Cristo giudice tra il bene e il male e anche il bellissimo salone degli stemmi.
Casa Minerva del Sale si trova tra altri edifici ed è stato edificato intorno alla metà del 300 dalla famiglia Dansale. Questa bellissima casa, prima di noi, è appartenuta a Tilbertus Dansale, notaio degli Estensi. Nel 1995 abbiamo venduto al comune di Ferrara, al demanio dello Stato, la nostra bellissima casa, dove ora c'è il centro studi di Giorgio Bassani, che conserva tanti suoi libri. Se ci si affaccia alla casa Minervi, possiamo ammirare la biblioteca Rastea, quella che era una volta lo studium, quello che oggi è l'università fondata da Alberto V. Sono io, Alberto V, il fondatore dello studium. Sono figlio di Obizzo III e Lippo Ariosti e ben legittimato insieme ai miei 9 fratelli. Con mio fratello Niccolò II governa la città e alla sua morte diventa io signore di Ferrara e di Modena. Rispetto a lui ero molto religioso e appena ebbi il potere dovetti difendermi dalla congiura di mio zio Bizzo IV che intendeva depormi, ma io lo sconfissi. Nello stesso anno sposai Giovanna De Roberti di Reggio, dalla quale purtroppo non ebbi discendenti. La morte di questa mi sposai con Isotta Albaresani che aveva già avuto un figlio con me, Niccolò III. Vinsi una guerra contro i bolognesi e nel febbraio del 1391 mi recai a Roma da Papa Bonifacio IX. Lì fui accolto con tutti gli onori e ottenni importanti risultati. Uno di questi fu l'autorizzazione per fondare l'Università degli Studi di Ferrara, il cosiddetto Studium. Salve a tutti, mi chiamo Francesca Bonora, sono l'insegnante della classe quinta B della scuola Bombonati e per Monumenti Aperti quest'anno abbiamo lavorato sul periodo del 400 collegato a Borso d'Este. Abbiamo lavorato sui materiali che ci sono stati forniti, abbiamo rielaborato un copione e l'abbiamo riproposto con i mezzi che avevamo a disposizione. Purtroppo le mascherine non ci hanno dato la possibilità di realizzare il nostro elaborato in maniera molto creativa, e però abbiamo cercato di dare le informazioni in modo simpatico e divertente. Grazie a tutti. Raga, cosa facciamo oggi? Non lo so, tu cosa vuoi fare? Boh, non lo so, dai, cosa facciamo? Ehi, ho trovato, guardiamo la TV, c'è quel cartone animato che ci fa impazzire dalle risate. Non so, dopo un po' mi annoio. Allora, raga, cosa facciamo? Non so, tu cosa vuoi fare? Ho trovato, andiamo a fare un giro in bici al parco a vedere chi c'è. Non lo so, dopo un po' mi viene male alle gambe, mi annoio. Boh, allora guardiamo la TV? Uffa, che noia! Giochiamo con la Play? Ma voi vincete sempre, dopo io mi annoio. Allora guardiamo un film? Sì, ma quale? Ci mettiamo 3.000 ore per decidere quale, e poi non c'è più tempo. Io i film li ho visti tutti e... E dopo ti annoi! Mi sono dimenticato un pezzo. Dai, troviamo qualcosa di nuovo, facciamo sempre le stesse cose. Ehi raga, cosa sono quelle facce? Ci annoiamo. Ora vi propongo di guardare con me questo libro. Parla di un palazzo qui in città che ha un salone enorme, tutto dipinto, e racconta la storia di un anno intero. Ed è un ottimo posto per non annoiarsi. Si chiama Palazzo Schifanoia. Schifanoia? Che razza di nome è?
è questo? Palazzo Schifanaia era una delizia estense. Delizia? Allora si mangia. No, delizia, non perché è buono, ma perché è bello. Di delizia, Ferrara e provincia, gli estensi ne hanno costruite tante. Non avevano mica TV, PC o Play per passarsi il tempo. Quindi costruivano palazzi, ville, giardini, sparsi un po' ovunque come luoghi di svago per la corte e i suoi ospiti. Organizzare feste, banchetti, andare in vacanza e divertirsi. Ecco perché questo palazzo lo hanno chiamato così, Schifanoia. Ma una cosa che fa schifo non è bella, è orribile. Ma no, dai, schivare significa schivare e quindi schifanoia significa schivare, cioè sfuggire alla noia. Ah, allora d'ora in poi chiamatemi Schifacompiti. Palazzo Schifanoia fu fatto costruire nel 1385 da Alberto V d'Este e all'inizio aveva solo un piano, ma fin da subito divenne una dimora che splende come una gemma incastonata in un anello. È così che si trova scritto in un documento del 1437 che descrive il palazzo. Aveva un grande giardino recintato, collegato al palazzo da una loggia, che i testimoni del tempo descrivono meraviglioso. Il palazzo fu ingrandito da Borso d'Este, che nel 1466 incaricò l'architetto Benvenuto dagli ordini di prolungare l'edificio verso oriente e di alzarlo con un piano nobile, in cui aveva previsto i propri appartamenti e un grande salone per accogliere ambasciatori e ospiti, il Salone dei Nesi. Ma chi è questo Borso d'Este? Borso era uno dei figli illegittimi del marchese Niccolò III e Stella de' Tolomei, fratello di Lionello e di Ugo, quello di Ugo e Parisina, e prese il governo della città alla morte di Lionello. Governò rendendo Ferrara una delle corti più importanti del 400. Ne divenne duca solo nel 1471, quando Papa Paolo II lo rese tale a Roma il 14 aprile, giorno di Pasqua, con grandiosi festeggiamenti. Purtroppo si ammalò e morì nello stesso anno. Gli venne dedicata la statua in cui lo vediamo seduto in trono, oggi posta al volto di Piazza Municipale. Tornando al palazzo, fu proprio Borso che diede incarico agli artisti della scuola ferrarese come Francesco del Cossa e Ercole De Roberti di affrescare tutto l'enorme salone che si trova al piano superiore con i 12 mesi dell'anno e che ci fa rivivere come su uno schermo gigante scena di vita di corte e della Ferrara popolare di quel tempo. Ehi, guardate lassù in cima al portale di marmo bianco, c'è la scultura di un unicorno. E qui, sulla stipite di sinistra, ce n'è un altro. È il simbolo della bonifica realizzata proprio da Borso d'Este e la sua impresa. L'unicorno è un animale mitologico presente in tante culture antiche e si racconta che il suo corno abbia poteri purificatori. È simbolo di purezza, innocenza, sincerità, verità e forza. Ma si può vedere un unicorno allo zoo? La leggenda racconta che non possa essere catturato da nessuno, nemmeno dai cacciatori. Scusa, io amo tutti gli animali, perché mai i cacciatori avrebbero dovuto catturarlo? Per prendergli il corno. Infatti si credeva che sotto forma di polvere il suo corno potesse guarire da qualsiasi veleno e se immerso nelle acque potesse purificare. Ecco perché Borso lo scelse come simbolo della sua impresa. L'immagine dell'unicorno che intinge il corno nell'acqua è il simbolo dell'opera di bonifica che Borso fece per trasformare le acque putride e stagnanti delle paludi in acque limpide e correnti e per trasformare i terreni acquitrinosi e malsani in terreni fertili da coltivare. Così migliorò e arricchì la vita del popolo ferrarese dell'epoca. A Ferrara queste immagini si trovano spesso su vari monumenti. Viene raffigurato su un isolotto, protetto da una siepe, con una specie di palizzata, la stessa che protegge le sponde dei canali, e vicino a lui cresce una palma da dattero. Borso, con questa immagine, che ci indica un luogo curato, piacevole, sano e prospero, ci ha voluto far capire che la sua opera di bonifica ha trasformato Ferrara e i suoi territori in un luogo di benessere, bellezza e prosperità, un vero paradiso terrestre. È un modo carino, ha creato un logo, come si dice oggi, per pubblicizzare il suo buon governo che portò pace, prosperità e bellezza a Ferrara.
Insomma, una sorta di pubblicità su pietra che il Borso usò per promuovere se stesso e il suo buon governo. Borso era proprio un bravo comunicatore e la pubblicità di allora non poteva certo essere trasmessa in TV o essere stampata sui giornali. Questo lo vediamo anche all'interno del palazzo e soprattutto nel Salone dei Mesi. È un salone enorme, anche se purtroppo le sue vicissitudini nel tempo non ci hanno tramandato tutto il calendario in esso dipinto, le parti rimaste e sapientemente restaurate nel tempo ci raccontano la vita di corte e del popolo a Ferrara nel 1400 ed è come se guardassimo una gigantesca fotografia che gira intorno a tutte le pareti del salone, raccontando scene di vita e trascorrere delle stagioni. A questo salone, intorno al 1400, lavorarono grandi artisti. Francesco del Cossa, che dipinse i mesi di marzo, aprile e maggio, Ercole De Roberti e tutta la scuola ferrarese sotto la guida di Pellegrino Prisciani, un uomo dotto nonché astronomo di corte. Tutti questi grandi artisti furono incaricati da Borso di affrescare le pareti con immagini che esaltassero la sua immagine di buono e giusto governante, di trasmettere a tutti i suoi ospiti l'importanza, la magnificenza e la bellezza del suo Ducato di Ferrara. Schifanoia non era un palazzo aperto a tutti, ma una delizia riservata al riposo e al divertimento del signor d'Este e dei suoi ospiti. E nel salone venivano organizzate feste e banchetti, e tutti venivano ammirati dai grandi dipinti delle pareti. Borso ha stupito tutti con i suoi effetti speciali. Le grandi pareti sono divise in tre settori e in alto vengono raffigurate le storie e i miti dell'epoca classica. E possiamo trovare le divinità antiche come ad esempio Venere, Marte, Vulcano, Minerva. E in queste immagini ritroviamo anche animali fantastici come appunto l'unicorno o cigni e scimmie. Nella fascia centrale sono raffigurati i segni zodiacali, accompagnati da figure che rappresentano i decani, cioè le varie decadi del segno rappresentato. Nella fascia in basso troviamo la raffigurazione della vita di corte, della città e della campagna con i paesaggi, i mestieri e attività tipiche del mese e dell'anno rappresentato. A guardare con attenzione, in tutti è sempre rappresentato Borso nelle sue attività di buon governante, raffigurato con il suo abito sontuoso dorato accompagnato da un cavallo bianco. E proprio come un grande libro illustrato sulle pareti dai dipinti, si può conoscere la vita della città e dei suoi abitanti. Nel mese di aprile, sotto la fascia centrale del segno del toro, si vede Borso tornato da caccia che dona con generosità una moneta al suo giullare Scoccola. Guardando un po' più sopra, si vede una corsa di muli e di uomini e donne a piedi, e dalle balaustre e dalle strade, gente che ammira la scena. Mi ricorda qualcosa! Infatti è la rappresentazione del Palio di San Giorgio che ancora oggi si corre a Ferrara. Dicono che risalga ufficialmente al 1279. Noi a Ferrara ricordiamo con il palio proprio l'edizione fatta per i festeggiamenti di Borso, ritornato da Roma con la carica di duca datagli dal Papa. All'epoca correvano tutti assieme, giovani, donne, ragazzi, cavalli e somari, e i vincitori ricevevano un premio, un pezzo di stoffa chiamato palio, da cui il nome palio. Da questa parola deriva anche il nostro modo di dire, mettere in palio. Al secondo e terzo venivano donati generi, animali o alimentari. Gareggiare e vincere significava avere stoffa per gli abiti o viveri per la famiglia, soprattutto per la gente del popolo. Il palio di Ferrara era molto rinomato e nobili di tutta Italia portavano i loro cavalli a gareggiare. Ferdinando d'Aragona fece arrivare i suoi magnifici destrieri sino da Napoli. Ma nel mese di aprile, in alto, vediamo anche la Dea Venere, che simboleggia l'amore intorno a lei e il suo carro, tutta la natura rinasce e si popola di animaletti e fiori, in un magnifico giardino, dove troviamo giovani fanciulle e ragazzi. Comunque tutto il palazzo è una meraviglia. Vicino al salone si trova anche la Sala delle Virtù, dove Borso accoglieva i suoi ospiti per dare loro udienza
e sigillare accordi. Gli ospiti, stupiti dalla magnificenza del palazzo e soprattutto del salone, venivano fatti accomodare in questo luogo, dove potevano parlare con più tranquillità. Dopo averli stupiti con i suoi effetti speciali, il borso poteva convincerli più facilmente. È un gran furbone esperto in comunicazione il nostro duca, eh? Oh, buon dì, sono Annick, una delle insegnanti della quinta B del Villaggio Vina. Sono qui perché dovrei spiegarvi come ho fatto a parlare ai ragazzi dell'arte rinascimentale a Ferrara. Beh, non è stato particolarmente difficile, in quanto il nostro centro storico è costellato di testimonianze della grandiosità di questo periodo, in cui Ferrara fu una delle principali capitali europee della cultura. Tutto questo fu possibile grazie alla lungimiranza degli Estensi, una nobile famiglia che a partire dal 1200 e per oltre tre secoli rese questa città punto di riferimento per l'arte, la musica, l'architettura e l'urbanistica. Anche le cosiddette arti minori, attraverso le botteghe, produssero opere d'arte come miniature, arazzi, ricami, abiti, vasellame, medaglie. E così generazioni di artisti e letterati trovarono a Ferrara la loro fonte di ispirazioni e parteciparono alla creazione di un'eredità culturale talmente forte da essere riconosciuta come patrimonio dell'umanità nel 1995. Per poter dare l'idea di tanta maestria e di tanta bellezza, i ragazzi sono stati trasformati in quadri parlanti e hanno interpretato alcuni dei grandi artisti accolti alla corte estense, il tutto collegato dalla presentazione di tre finti Florestano Vancini, un regista ferrarese che era molto amante della storia d'Italia. Buona visione! Buongiorno carissimi, sono il regista Florestano Vancini, nato a Ferrara. Famoso per il film La lunga notte del 43. Non fate quella faccia. So che non c'entra niente col Rinascimento, ma i miei film hanno spesso raccontato episodi legati alla storia d'Italia. Per cui adesso vorrei parlarvi degli artisti che tra il XV e il XVI secolo lavorassero e vissero alla corte dei duchi Este. Leonello, Borso, Ercole ed Alfonso, che hanno trasformato Ferrara in una magnifica e moderna capitale europea. Comincerei col presentarvi gli artisti della cosiddetta Officina Ferrarese. Ame Cavalieri, buondì, io sono Cosimo Tura, fondatore dell'Officina Ferrarese, una scuola pittorica che nacque presso la corte estense. E non mi soffiare nell'orecchio. Scusate, lui pensa di essere reale, ma non lo è. Ho fatto uno sbaglio a renderlo protagonista di un mio quadro e ora mi perseguita. Ma torniamo a noi. Oltre che valente pittore, fu scenografo nelle feste e nei tornei, decoratore di arredi, di vasellame e di vesti. I miei quadri sono ricchi di particolari e di colori accesi, che appartengono più alla fantasia che alla realtà. Infatti tu non sei per niente reale. Nonostante io sia rimasto fedele a Este tutta la mia vita, sono morto povero. Ahimè, accidenti a quegli avaracci. Saluta, malnato! Salve, madame Messieri, amico di Cosme, Francesco del Cossa son. Marzo, aprile e maggio sono i miei affreschi nel Salone dei Mesi a Schifanoia. Schifanoia? Che razza di nome è questo, direte, son sicuro. Ebbene, erano delizie estense, dove si facevano banchetti e feste. E il nome Schifanoia deriva proprio da questo, Schifar, ovvero sfuggire la noia.
Nonostante i miei affreschi siano magnifici, ho dovuto scrivere una lettera a Borso, perché mi ha pagato poco, quel taccagno. Mi sa proprio che mi toccherà partire. Giovanni Bentivoglio di Bologna mi ha invitato e mi ha promesso molti quattrini per una Madonna. Ci sono pure io. Sono Ercole, gran bel nome e gran pittore. Anch'io ho lavorato al Salone dei Mesi. Settembre è la mia opera. Quel pavone di Borso pretendeva che tutti noi esaltassimo la sua figura sulle pareti del salone, un maestoso calendario affrescato in cui si mostrano mese per mese nella fascia inferiore le attività di Borso, simboleggiate poi da una differente divinità greco-romana. Nella parte centrale, invece, sono dipinti i segni zodiacali con a fianco i misteriosi decani. Figure che rappresentano le costellazioni. Guardando ogni mese dal basso all'alto, questi affreschi sembrano volerci convincere che Borso d'Este, con il suo buon governo, è riuscito a creare una corrispondenza tra ciò che accade sulla terra a ciò che accade in cielo. Pensate che a dirigere i lavori c'era niente meno che Pellegrini Prisciani, astrologo di corte. Buondì allora signori, il mio vero nome è Giovanni Francesco di Niccolò Lutei. Sono arrivato da Tosso, vicino a Mantova, a Ferrara nel 1514. Il duca Alfonso I mi chiese di decorare i camerini di Alabastro della Via Coperta. Oggi, ahimè, questa meraviglia non esiste più, perché nel 1600 i dipinti vennero dispersi e finirono alla parte della Galleria Estense di Modena. Mi occupai delle tele che ornavano i soffitti e di alcune decorazioni delle pareti. Pensate che tra i miei amici c'erano persino Raffaello e Michelangelo. Pittore io sono. Tutti mi chiamano il garofalo perché a volte firmo i quadri con un garofano, un vero raffinato. Uno dei miei capolavori è il soffitto della sala del tesoro nel Palazzo Costabili, oggi sede del Museo di Spina. Devo dire che mi sono ispirato al Mantegna. Sul soffitto ho dipinto un'ampia balconata su cui pendono tappeti orientali. Una galleria di personaggi, molti dei quali con strumenti musicali, affacciati a testimoniare per il loro amore per l'arte, la musica e la poesia. Oltre alla balconata si apre un cielo turchino, su cui appare un gazebo con rami carichi di frutta e tracci sospesi annodati alla balaustra. La sala è un hortus campus, siete proprio ignorantoni! Ai miei tempi i letterati parlavano latino, significa un giardino segreto voluto dal padrone di casa, su cui era importante i loro ospiti. Sono un po' diverso, ma sono sempre io, Florestano. Di pittori dell'Officina Ferrarese ve ne furono molti altri, e tutti ebbero la fortuna di formarsi nell'ambiente vivace e artisticamente produttivo alla corte estense, aperta agli scienziati, letterati, musicisti e scultori, e architetti come costui. Eccomi qua, l'archistar al servizio di Ercole I, l'artefice dell'addizione a nord della città, colui che rese Ferrara la prima città moderna. Non male per uno che ha iniziato come muratore e poi è diventato ingegnere ducale. Ercole mi affidò la progettazione di un nuovo quartiere con strade ampie e maestosi palazzi per rendere Ferrara in grado di rivaleggiare le maggiori città d'Europa. Inoltre, 40 anni l'ho abbellita con Piazza Ariostea, i palazzi Prosperi Sacrati, turchi da bagno, strozzi bevi l'acqua, rondinella, le chiese di Santa Maria in Vado, San Francesco, San Benedetto, la Certosa
di San Cristoforo, ma il mio capolavoro è sicuramente il Palazzo dei Diamanti. Diamanti, simbolo di Ercole, primo. Sono bugne di pietra scolpite a punta e rappresentano la luce. Per la loro forma ricevono raggi del sole in ogni ora del momento, creando ombre sulla facciata in ogni momento della giornata. Appare diversa. Scusate se è poco. Tra gli artisti non potevano mancare di certi poeti, e a Ferrara ve ne furono importantissimi. Le donne cavaliere all'arme di amori, le cortesie lodate imprese io canto, che furo a tempo che passare i mori, d'Africa al mare e in Francia non quel tanto. Poi colpo momento non mi era accorto di vossignoria, su Ludovico Ariosto, poeta son chiamato. Sta fermo, Orlando, smettila di fare il furioso. Mori, Willy Marrani, io son furioso, indosso la corazza, l'elmo in testa, la spada al fianco e corro per la foresta. Di un poema cavalleresco vi stavo cantando, l'Orlando furioso per l'appunto. Lo scrissi per la corte estense e lo dedicai al gran cardinale della chiesa di Roma, Ippolito, figlio di Ercole, mio protettore. Angelica, mia amata, dove sei? Amare per molto, oltre ad alto dolore, deve ammattire. Vai, vegliantino! E taci un po'. Pubblicato per la prima volta nel 1516, dopo tanti anni di lavoro. Narra delle avventure dei paladini cristiani di Carlo Magno impegnati nella guerra contro i saraceni di Spagna. Ma non solo. Infatti la trama del poema è ricchissima di altri personaggi, tra cui Angelica e il loro amore. E ancora le vicende di Ruggero e Bradamante. L'intreccio di storie reali e fantastiche è forse il segreto che l'ha reso così spettacolare. Eccomi di nuovo. Cambio di look, ma sono sempre Mancini. Ora è la volta della musica. E che musica, maestro! Mi inchino a loro signori, sono Luzzasco, compositore, organista e maestro di cappella, al servizio del duca Alfonso II e insegnante del grande Frescobaldi. Era il direttore del concerto delle dame, primo e per molto tempo unico esempio di dame di corte che cantavano e suonavano durante il cerimonio. Adesso tacete un po' però! Pensate che persino la duchessa Margherita Gonzaga d'Este ne faceva parte? Ho scritto molti madrigali per loro, per cantare e suonare. Ma insomma, basta per carità, smettetela, non riesco a parlare! Io sono Margherita Duchessa. E io Anna Guarini. Oh, primavera, gioventù dell'anno, bella madre di fiori, delle novelle, di novelli amori. Io mi sono giovinetta e rido e canto alla stagione novella. Tra gli artisti stipendiati alla corte estense vi erano anche medaglisti, sarti, scultori e miniaturisti. La corte era una delle più vitali dell'Italia settentrionale. Fin dalla fine del XIV secolo, ma durante il Rinascimento, raggiunse il suo massimo splendore. Buon di dame e messeri, sono Antonio di Puccio, detto il Pisanello. Molta parte della mia vita è avvolta dal mistero, ma di sicuro sono stato uno dei più grandi medaglisti di tutti i tempi. Il primo a reinventare il genere come lo concepiamo ancora oggi. Un ritratto sul retto come le monete romane e un'impresa simbolica sul verso. Sono le medaglie dei signori delle corti italiane avevano uno straordinario successo. Ogni esemplare era un vero capolavoro. E io, non per vantarmi, ne feci molte. Di Pisanello sono allievo, sono pittore e mi occupo di cose minuscole. Il mio capolavoro è la Bibbia di Borso, un lavoraccio lungo e complicato. Ho impiegato ben 6 anni a completarla, non da solo, ma con una squadra di artisti diretta da me e da Franco dei Russi. Sono 2 volumi in pergamena e ogni pagina era decorata e il testo è su 2 colonne. Agli angoli si trovano spesso animali legati a riferimenti araldici, a Borso e alle casate degli estensi, unicorni, aquile, leoni e serpenti.
Guten Morgen, io essere fiammingo, arrivato da Bruxelles, posto molto lontano in Fiandra. Io feri tessuto 8 magnifici raggi, 4 dedicati alle storie di San Giorgio e 4 a quelle di San Maurelio. Io feri tessuto le opere in 2 anni, usando buoni filati di lana e di seta. A fere copiato i cartoni dai maestri Benvenutum da Garofalo et Camillum de Filippis. Dossiens! Ed eccomi di nuovo. Qui siamo giunti al termine. Avete visto alcuni dei grandi artisti che resero immortale la bellezza di Ferrara. Mi auguro non vi siate troppo annoiati. E come dicevano gli Este, Vorbas, sempre avanti! Ferrara e le sue stelle. Saluti a tutti, cittadini di Ferrara e di altre città, alunni, famiglie e inaspettati viaggiatori. Se per caso avete incontrato la nostra bella città e vi interessa conoscerla un po' meglio, seguiteci in questo viaggio virtuale. Siamo la classe seconda C della scuola secondaria di primo grado Matteo Maria Boiardo. 19 ragazzi e ragazze che hanno studiato e approfondito il più grande periodo storico della storia ferrarese, cercando di raccontarvelo nel miglior modo possibile. Abbiamo disegnato, passeggiato, fotografato, discusso, scritto, ragionato, letto, registrato e facendolo ci siamo molto divertiti. La nostra intenzione era diventare delle vere e proprie guide, accompagnarvi di persona tra le strade e nei palazzi. Eravamo pronti per entrare in azione, ma questa situazione instabile ce l'ha impedito e allora che fare? Anche noi ci siamo spostati nel mondo virtuale, cercando di coinvolgere i visitatori attraverso l'uso di un'applicazione dinamica e innovativa che si chiama ThingLink, con la quale abbiamo creato un tour virtuale che vi porterà a scoprire alcuni segreti della città estense. La mappa è un'immagine interattiva con tanti tag cliccabili, al cui interno troverete le storie dei personaggi più importanti, la descrizione dei monumenti più straordinari, immagini curiose e tante informazioni. Vi racconteremo un periodo straordinario per la storia di Ferrara, quella del Ducato di Ercole I d'Este, che verso la fine del XV secolo, in un'epoca di guerre e saccheggi, ma anche di grandi scoperte e meraviglie, trasformò la città di Ferrara in una metropoli ammirata da tutta l'Europa. Ma voi lo sapevate che Ferrara ha un oroscopo e che i palazzi sono stati costruiti seguendo il percorso delle stelle? E il Palazzo dei Diamanti, se potessimo vederlo dall'alto, magari con un drone, ci apparirebbe come una meravigliosa e splendida pietra intagliata da un maestro artigiano. E che diremmo delle mura? Baluardi maestosi a protezione di uno scrigno di tesori. Vi abbiamo un po' incuriosito? Allora cliccate tutti i pin che trovate, dentro i quali troverete tante sorprese. Buon viaggio! Ercole I d'Este. Io sono il duca di Ferrara, almeno lo ero, ora sono morto. Sono nato a Ferrara il 24 ottobre 1431 e sono morto ben 74 anni dopo, il 25 gennaio 1505. Io e Biagio Rossetti abbiamo progettato l'addizione Erculea, facendo diventare Ferrara la prima capitale moderna d'Europa per estensione e organizzazione. L'addizione Erculea venne conclusa quasi un secolo dopo la mia morte, ma non è stata modificata nei secoli successivi. Secondo il disegno astrologico, il sole brilla alto al massimo del suo fulgore sopra il quadrivio, come cuore della città, e i suoi raggi sono trattenuti dalle bugne del Palazzo Diamanti.
residenza di Sigismondo d'Este. La luce si diffonde su tutta la città, dando esaltazione al duca Ercole e alla sua casata. In quell'epoca consultare le stelle era molto importante. Si poteva decidere in base alle stelle quando iniziare la costruzione di una città o persino quando fondare un'istituzione scientifica. Quando nacque Ercole d'Este, nel cielo si trovava la costellazione di Ercole. Biagio Rossetti, mi chiamo Biagio Rossetti, ho vissuto a Ferrara tra il 1447 e il 1516. Ho lavorato con Pietro degli Ordini all'ampliamento del Palazzo Schifanoia, 1467-1469. Sono stato un architetto e ingegnere ducale. Dal 1483, nel 1492, ho progettato l'addizione Arculia, la nuova espansione della città voluta da Ercole I d'Este, che occupa una posizione del tutto particolare nella storia architettonica del Rinascimento, in quanto impegno urbanistico concreto svincolato dall'elaborazione della città ideale e il rapporto con lo sviluppo cittadino del suo insieme. Io e Presciani individuammo il segno del potere nella dimensione del collegamento fra il castello, la reggia, e la nuova residenza del fratello di Ercole, Sigismondo, lungo la Via degli Angeli, nell'incrocio con l'esistente Via dei Prioni, residenza che in realtà costituiva un prolungamento degli ambiti della reggia stessa. Mi chiamo Pellegrino Presciani, ho vissuto a Ferrara tra il 1435 e il 1518. Sono stato architetto, astronomo, professore all'Università di Ferrara e bibliotecario a Casa Ducale Estense. Come mio padre sono sempre stato al servizio dei duchi di Ferrara. Nel 1461 venni nominato addetto all'archivio ducale, ma nel 1488 fui nominato responsabile dell'archivio. Invece, tra il 1460 e 70, fui incaricato di controllare il lavoro dei pittori che Borso aveva incaricato per decorare il Salone dei Mesi a Schifanoia. Quando venni chiamato da Ercole d'Este insieme a Biagio Rossetti per ampliare la città di Ferrara, progettai l'addizione Erculea seguendo il quadro astrologico di Ercole I. Infatti le posizioni di alcuni palazzi e la forma delle mura a nord della città hanno molto significato astrologico, questo perché riflettono Ercole d'Este e il suo tema natale. Durante l'ampliamento di Ferrara, assieme a Biagio Rossetti, cercai di trovare dei luoghi che potessero dimostrare la presenza degli estensi. Io e Rossetti decidemmo di costruire il Palazzo dei Diamanti all'interno del quadrivio, perché a mezzogiorno il sole raggiunge il suo massimo splendore proprio su quel monumento. Ed ecco spiegato anche il motivo per cui questa struttura ha una forma così originale. Io e Biagio Rossetti decidemmo anche che il quadrivio avrebbe dovuto coincidere con il tema natale di Ercole I d'Este e molti monumenti importanti che riconducevano alla presenza degli estensi a Ferrara dovevano collocarsi nelle posizioni in cui si trovavano le stelle alla nascita di Ercole I. Madame e Messeri, mi chiamo Ludovica Ariosto, sono nata a Reggio Emilia nel 1474. Mio padre è Nicolò Ariosto ed era un militare che per impegni lavorativi portò la nostra famiglia nel 1482 a Ferrara. Durante tutta la vita scrissi moltissime opere di vario genere, decine e decine di poesie che vennero raccolte dopo la mia morte sotto il nome di rime, poesie da me scritte nel 1493 al 1527. Composi anche moltissimi componimenti teatrali, sia commedie che tragedie, ma anche satire, nelle quali potrei esprimere al massimo il mio genio letterario. Tra il 1502 e il 1504 iniziai a scrivere L'Orlando Furioso, che poi diventò la mia opera più famosa. È un poema cavalleresco che pubblicai a Ferrara per la prima volta nel 1516. Salve a tutti, oggi vi parlerò di Corso Ercole I d'Este, Via degli Angeli. È a mio parere una delle vie più belle d'Italia. Ora spremettevi un po' le meningi, miei ascoltatori, e cercate di indovinare dove si trova questa meravigliosa via. Come dite? Sì, avete indovinato. È un monumento appartenente alla città delle biciclette, Ferrara. In Ercole I d'Este si contendono agli occhi dei passanti i monumenti più belli della Ferrara cinquecentesca.
il Quadrivio degli Angeli, Palazzo dei Diamanti, Palazzo Turchi di Bagno, Palazzo Prosperi Sacrati e Caserma Bevilacqua, il Palazzo della Prefettura, l'Asse della Questura e via dicendo. Inoltre, in questa via è quasi completamente priva di negozi. Ercole d'Est è un braccio che collega il castello alle mura ferraresi, più precisamente alla Porta degli Angeli, che serviva esclusivamente ai duchi e ai principi ospiti ad andare a caccia. Questa strada, di conseguenza, percorre una parte del centro città e arriva direttamente a quella che una volta era la campagna. Quadrivio Ercole Primo d'Este. Bel canton, bella facciata, bella porta, bella entrata. La caratteristica del quadrivio è la presenza di quattro palazzi che hanno una particolare decorazione di marmo e loro spigoli. L'architetto Biagio Rossetti ha voluto che questo luogo fosse il centro della nuova città di Ferrara. Palazzo Prosperi Sacrati. Palazzo Turchi di Bagno. Palazzo Bevilacqua. Il Palazzo dei Diamanti. Ciao a tutti, io sono il Palazzo dei Diamanti di Ferrara e mi trovo al centro della dizione erculea, sull'importante incrocio chiamato Quadrivio degli Angeli, che era la residenza di Sigismondo d'Este, nonché il fratello del duca Ercole I. Sono fatto di 8.000 bugne, cioè delle pietre a forma di piramide o di diamante, e sono in marmo bianco e rosa. La leggenda. La leggenda riguarda un misterioso diamante nascosto in uno dei miei diamanti di pietra che mi rivestono. Esso sarebbe collocato sulla mia facciata principale. Secondo questa antica leggenda, pare che il diamante nascosto provenisse niente meno che dalla corona di Ercole I d'Este, che mi aveva commissionato, e che solo lui e il capomastro addetto ai lavori ne conoscevano l'esatta posizione. Cosa che non faceva dormire tranquillo il duca, ma che presto decise di mettere rimedio. Ed infatti non passò molto tempo che lo sventurato capomastro fu convocato in gran segreto dal duca di Ferrara, che gli fece tagliare la lingua e lo accecò, cosicché l'esatta ubicazione del gioiello rimanesse segreto per sempre. Pare anche che Ercole I d'Este in seguito ricompensò la famiglia del capomastro del torto subito con una discreta somma in oro. Piazza Ariostea, Piazza Nuova, Piazza Napoleone, come la volete chiamare voi, fu inaugurata nel 1499 da Ercole I d'Este, che aveva comprato il terreno per trasformarlo in piazza. A disegnare il progetto della piazza fu Biagio Rossetti. La statua in mezzo alla piazza fu cambiata diverse volte negli anni. All'inizio fu una statua di Papa Alessandro VII. La piazza si estende lungo un asse della grande addizione erculea, anticamente chiamato Via dei Prioni, poi diviso in tre segmenti di Corso Porta Po, Corso Biagio Rossetti e Corso Porta Mare. La piazza, ahimè, era destinata a diventare una zona dove si potesse commerciare, diventare una zona dove i mercanti mettevano su baracca per vendere e scambiare. Ma Ercole non poteva mica sbarazzarsi di una zona così ampia per dei noiosissimi mercati. Usò quindi questo spazio per gli spettacoli, alcuni molto importanti che troviamo ancora ai giorni nostri. Ma gli spettacoli non erano tutto. Se vi ricordate, prima avevo parlato della piazza sulla sua posizione nella dizione erculea, ma non avevo parlato del fatto che fosse importantissima in quel periodo, alla stregua di un foro erculeo. Qui Ariosto poteva venire a contatto con la borghesia ferrarese. La chiesa di San Francesco fu eretta nel 1494 su un edificio che esisteva già da prima. A causa del terremoto del 2012 ha subito gravi danni ed è stata chiusa al pubblico. Però posso dirvi che è molto bella. Oggi la navata centrale, quella laterale di destra, sono percorribili, mentre quella di sinistra non completamente. La chiesa di San Francesco si trova all'interno della dizione erculea, che è un'opera urbanistica iniziata alla fine del XV secolo da Ercole d'Este e Biagio Rossetti, l'architetto di Ercole, voglio dire il suo architetto, neanche fosse la Ferragni. Infatti, se prendiamo la cartina di Ferrara e puntiamo un compasso sul castello con apertura fino al quadrivio, che per intenderci è l'incrocio con quattro palazzi che sono il Palazzo dei Diamanti, Palazzo Turchi di Bagno, Prosperi Sacrati e Palazzo Bevilacqua. Comunque, stavo dicendo, se fai un cerchio di questa apertura,
Con il compasso puntato sul castello, sulla circonferenza ci sono alcuni palazzi, tra cui appunto la chiesa di San Francesco e altre chiese, sempre della dizione Erculea. Segno che Ercole I d'Este voleva inserire all'interno del nuovo piano urbanistico anche degli edifici religiosi. Santa Maria in Vado. Saprete già che la Basilica di Santa Maria in Vado racchiude le testimonianze sacre più antiche di tutta la città di Ferrara. Al suo interno si trova la piccola cupola macchiata di sangue schizzata da un'ostia consacrata durante la Santa Messa di Pasqua del 1171. La chiesa ha una storia di oltre 1500 anni. Il miracolo del sangue prodigioso è avvenuto 900 anni or sono. Pensate a come erano questi luoghi tanti anni fa, nel V secolo d.C., pieni di canali ed acquedrini. Io sono Palazzo Paradiso, situato in Via Scienze. Sono stato costruito nel 1391 come Palazzo di Delizie, estense su incarico di Alberto V d'Este, e sono stato decorato con affreschi della vita di corte. Io sono diventato sede concilare tra il 1437 ed il 1438. Durante il concilio di Basilea e Ferrara e Firenze, nel scegliato a seguito di intervento di Giovan Battista Aleotti, gli venne costruita Torre dell'Orologio e il portale marmoreo. E io ho assunto il mio aspetto attuale. La Biblioteca Comunale Rossea si trova nel Palazzo Paradiso di Ferrara, in Via delle Scienze 17. Nel 1753 il palazzo divenne sede della Biblioteca Civica e la sala più importante della biblioteca conserva la tomba di Ludovico Ariosto, alla cui memoria la biblioteca è intitolata. Dal 1892 al 1933 direttore della biblioteca fu Giuseppe Agnelli, personalità molto attiva sul piano culturale a Ferrara. Dal 1933 al 1945 gli succedette Giuseppe Revegnani. Mi trovo davanti alla chiesa di San Benedetto, uno degli edifici più rilevanti all'interno della dizione Erculea. Viene progettato da Biagio Rossetti. La iniziarono a costruire il 3 luglio 1496 per volere del duca Ercole I d'Este e del vescovo di Adria Niccolò Maria d'Este, col proposito di riservare il tempio a culto di quei monaci benedettini di Pomposa che erano stati costretti a lasciare la propria originaria sede a causa dell'epidemia di malaria. La costruzione, iniziata da Rossetti, fu ultimata tra il 1535 e il 1553, senza che lui potesse parteciparvi. Lo stesso campanile, opera di Giovan Battista Aleotti, fu elevato solo tra il 1621 e il 1646. I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale nel 1944 la colpirono gravemente, tanto che dalla sua struttura originaria rimase solo lo scheletro di alcuni elementi importanti delle arcate delle navate principali, escludendo pertanto ogni possibilità di restaurarlo. La chiesa è stata fedelmente ricostruita sul modello originale tra il 1952 e il 1954, un modello in scala dal vero, come la definisce Bruno Zevi. San Cristoforo. Borso d'Este nel 1452 volle che a Ferrara fosse costruito un grande monastero ed invitò i monaci di Grenoble, dell'ordine certosino. Ha scelto un luogo isolato, lontano dal centro cittadino. Vari decenni dopo, Ercole d'Este volle la dizione Erculea che affidò all'architetto di corte Biagio Rossetti. Il monastero venne costruito vicino al nuovo baricentro cittadino, compreso all'interno delle mura di Ferrara. La chiesa recente venne edificata a partire dal 1498, accanto al primitivo luogo di culto. Il tempio rappresenta l'opera più matura di Biagio Rossetti, anche se per alcuni studiosi i documenti storici non ne suffragano in modo certo la paternità. Punta della Montagnola.
Costruzione 15 secolo 1400-1499, XVI secolo 1500-1599. Restauro XVIII secolo 1700-1799. Modifiche conservative negli anni 30. Le mura sono state costruite tra il 1493 e il 1505 dall'architetto di corte Biagio Rossetti per volere del duca Ercole I d'Este, allo scopo di difendere la città da eventuali attacchi dei veneziani. Chiesa della Santa Maria della Consolazione. La chiesa è situata in via Mortara 94 ed è stata progettata da Biagio Rossetti il 5 aprile del 1501 alla presenza del duca. Venne posta la prima pietra e i lavori si conclusero il 16 marzo 1516. All'interno la luce è intensa e gode di uno speciale effetto dovuto alla colorazione del cotto. Le navate sono spoglie e non c'è neppure l'icona miracolosa, ma nel catino absidale è presente un affresco dei primi anni del Cinquecento, di notevole pregio, raffigurante l'incoronazione della Vergine. La Porta degli Angeli è l'accesso costituito nelle mura settentrionali della città di Ferrara dell'architetto Biagio Rossetti su commissione di Ercole I d'Este e fa parte del progetto di ampliamento della città chiamato Addizione Erculeo, iniziato nel 1492. Ercole I d'Este fu chiamato così perché era situato nella Via degli Angeli, che poi è stata chiamata Corso Ercole I d'Este in onore del duca e anche perché era situata vicino alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, che ora non esiste più. Nel 1500 era considerato l'accesso più prestigioso alla città, da dove entravamo ambasciatori e personaggi importanti, da cui entravano e uscivano i duchi d'Este per andare a caccia in quello che adesso è il Parco Bassani. La costruzione ha avuto vari utilizzi nel tempo e è stata anche un magazzino, un macello per i maiali e anche abitazione per quasi un secolo, fino al 1984. È conosciuta anche come casa del boia, ma non è mai stata abitata da nessuno boia. Il nome forse deriva dalle grida dei maiali, simili a quelle umane, quando erano un macello. La mura di Ferrara e la Porta degli Angeli sono state restaurate e inaugurate nel 1999 e questo edificio resta l'unico accesso fortificato nella città. Eccoci giunti alla fine della prima giornata di Monumenti Aperti Ferrara 2020. Vi aspettiamo domani per la seconda parte della storia di Ferrara. Arrivederci!